Uno degli episodi di cronaca più violenti degli ultimi anni. Così il dirigente della squadra mobile, Nicola Gallo, ha definito più volte l'aggressione e lo stupro di gruppo subito da una trentenne nigeriana a Faenza. La ragazza, intorno alle 8 di sera, fu sorpresa da cinque uomini vicino alla stazione. Un faentino di 37 anni, un italiano nato alla Lamezia Terme ma di origine maghrebina, e tre stranieri che la cerchiarono, la malmenarono e la caricarono in auto per portarla fuori città, picchiarla, violentarla e minacciarla di morte. Alla fine del marzo del 2011 una donna è stata violentata e rapinata, percossa in Faenza da un gruppo di cinque soggetti che l'hanno caricata in macchina in una zona fuori dal contesto cittadino. È stata violentata e quindi lasciata poi in queste condizioni di violento shock. La ricostruzione che è stata fatta grazie alla determinazione della vittima, agli elementi forniti alla Polizia di Stato, ha consentito di catturare tre dei cinque responsabili, due dei quali già catturati alcuni mesi or sono, alla fine di giugno del 2012, e l'ultimo, è stato catturato ieri mattina, rientrando in Italia. Appena rientrato è stato prelevato dalla squadra mobile e portato in carcere. Ho detto una delle situazioni più violente, una violenza di gruppo con una ferocia inaudita, è stata colpita ripetutamente, è stato necessario per lei un ricovero presso il pronto soccorso e le cure dei sanitari. Stiamo facendo ancora indagini, però almeno ad oggi tre di quei responsabili sono stati tutti quanti assicurati alla giustizia. 6 mesi dopo questo episodio, la ragazza ha riconosciuto l'auto in cui era stata caricata e qui è venuta fuori tutta la sua determinazione. Cos'è successo? Sì, ho parlato anche di forte determinazione da parte della vittima perché lei stessa successivamente ha rivisto e quindi individuato l'auto sulla quale era stata caricata dai cinque soggetti. E ha fornito questi elementi agli organi inquirenti che, sviluppandoli successivamente attraverso una serie di indagini lunghe, si è riusciti poi ad individuare e a identificare esattamente i responsabili. Tra l'altro, quasi tutti con precedenti di polizia ed uno in particolare con un precedente per violenza sessuale. I reati contestati a tutte e cinque le persone? Reati contestati sono violenza di gruppo, sono sequestro di persona perché la donna è stata in balia di questo gruppo per diverse ore, porto d'arma perché l'hanno minacciata con un'arma, con una pistola, lesioni personali e rapina perché è stata rapinata anche dei suoi averi. Federico Lega per Ravenna Web TV.